Allora, ricordatevi questo ve lo volevo dire anche l'altro giorno, che è una voce unica, quindi ritmo in questa scena e energia, sempre. Dai, ferme, andiamo. Gennaio 1943. Fuori è tremendo, tutti hanno paura. Tutta la terra è in guerra, non si vede ancora una fine. Tutta la terra aspetta e molti aspettano la morte. Sono furibonda, vorrei pestare i piedi, strillare, piangere e gridare. Lasciatemi in pace, lasciatemi dormire una notte senza che mi scoppi la testa. Tutti mi trovano esagerata quando dico qualcosa. Ridicola quando taccio. Maleducata quando rispondo. Poco originale quando ho una buona idea. Pigra quando sono stanca. Egoista se mangio un boccone di troppo. Stupida, vigliacca, calcolatrice. Eccetera, eccetera. Non voglio diventare come Margot, che si lascia convincere da chiunque e cede sempre. Io voglio avere uno spirito più forte. Forte. Oggi, giovedì 4 marzo... Ricordatevi lo sguardo su Peter, che non avete fatto. Forte. È un attimo, uno sguardo su di lui. Quindi rifacciamo dal tuo forte. Io voglio avere uno spirito più forte. Ricordatevi che è un passaggio, che è quello dell'adolescenza, che è il vostro, che è raccontato magnificamente da Anna, perché non potendo fare altro analizzava se stessa, cioè l'affermare se stessi contro la propria madre per prima cosa che Anna fa. Contro i fratelli, le sorelle e sentire di essere forti da sole, avere questa energia enorme dentro che dovete avere sempre nonostante la situazione di costrizione in cui lei vive, per cui non ci sarà mai un momento di sconforto, ci sarà un ragionamento suo, ma il suo pensiero finale è sempre positivo perché è in uno sviluppo sia fisico che emotivo. Anna, come siete voi, fino ad arrivare appunto alla scoperta dell'amore con Peter, che prima prende in giro ed è un compagno di giochi qualunque e le sta anche un po' antipatico e poi diventa l'oggetto del desiderio, proprio sessuale. Quindi quando lui dice forte, ci deve essere questa sorta di attrazione, come se per la prima volta Anna lo notasse. Cioè cominciamo a raccontare che cominciamo a vedere Peter in un altro modo, non solo come il ragazzino da prendere in giro. Ok? Facciamo sempre da te, voglio avere uno spirito più forte. Io voglio avere uno spirito più forte. Forte. Oggi, giovedì 4 marzo 1943, Gandhi è ripresa a mangiare. A tavola il clima è quasi sempre teso. Il mercato nero prospera. Potremmo essere grassi e pasciuti se avessimo i soldi per pagare quei prezzi folli. Non sono ancora riuscita a liberarmi della paura degli spari e degli... Vado nel letto di papà per farmi consolare. Tremo come se avessi la febbre. Le mitragliatrici, poi, sono 10 volte peggio dei cannoni. 2 sere fa sono salito in soffitta e senza accorgermene ho appoggiato la mano su un grosso ratto che mi ha morso il braccio. Avevo il pigiama sporco di sangue. Eri pallido come uno straccio quando sei venuto da noi con le ginocchia tremanti. Certo, accarezzare un grosso ratto non è per niente piacevole. Ma essere anche morsi è proprio tremendo. Abbiamo mangiato talmente tanti fagioli e non li posso più vedere. Ok, aspetta, passiamo alla scena successiva.